Cari amici trader, buongiorno. Oggi è il 28 di giugno, di agosto, scusate l'errore. Sono le 2 del mattino, da voi in Italia, qui a Bari le 8 del mattino. Andiamo a fare l'analisi sulle nostre candele daily. Partiamo dal calendario, un calendario che presenta oggi al PIL mensile del Canada che dovrebbe essere positivo, le previsioni, poi il PIL annuale annualizzato invece che questo è negativo, poi abbiamo il discorso del governatore della Banca Centrale Inglese Bailey. Partiamo con euro-dollaro. Euro-dollaro, vedete che ieri è andato a prendere 1,18200, siamo come si chiama in una fase di ribasso, di correzione. Se dovesse rompere la candela del 12 di agosto, allora ritorna short. Per il momento vedete che sta chiudendo il G4, per il momento sull'euro-dollaro aspettiamo, non facciamo niente. GBP USD, scusate, GBP USD, eccolo qua, anche lui ieri è andato a prendere 1,3250, può poi ritornare al ribasso, candela negativa, anche qui G4, anche qui deve chiudere il ciclo, anche qui se rompe la candela del 12 agosto, anche qui il trend si potrà andare short. Per il momento rimaniamo ancora in attesa. Il dollaro yen, dove io sono dentro short, per il momento in loss, dollaro yen che attualmente, vedete, ieri ha fatto questa candela positiva, vedete che adesso sta salendo al rialzo, siamo in un G1, vedete che ha rotto la media 50, vedete che adesso 50, sì, 50, vedete che siamo alla 19ª candela, vedete che anche qui adesso potrebbe andare a prendere i 107, vediamo cosa succede sul dollaro giapponese. Poi il Audi USD, eccolo qua, Audi USD, lui invece rimane, scusate che sta ancora al rialzo, vedete che un G4 che non riesce ancora a chiudere, vedete che continua ad andare a prendere forse i 72 e i 73, per il momento anche qui non ci sono le condizioni per poter entrare. Il dollaro canadese, attenzione al PIL di oggi, e qui suggerisco di aspettare prima di fare qualsiasi cosa, vedete che ieri ha continuato la sua discesa, vedete che per me il trend rimane ancora a short. Poi il dollaro messicano, anche io qui sono dentro short, vedete che il dollaro messicano si trova in una fase di lateralità, vedete che ieri ha fatto questa grande candela, per me era andato, non ha rotto questo 21,90, è tornato sopra, è andato a 21,82, vedete che per me rimane ancora short, aspettiamo di vedere che cosa succede. Per il momento sono in perdita sul dollaro, sul peso messicano. Ethereum invece qui siamo in profitto, Ethereum che era entrato a 100 dollari, a 100 euro, vedete che l'Ethereum ieri ha fatto una candela anche qui negativa, un outside ribassista, e anche qui adesso dovrebbe andare a chiudere il ciclo. Se questo è il G2, potrebbe essere ancora il G1, per me anche qui non ci sono le condizioni per poter entrare. Aspettiamo. Poi il Bitcoin che ieri ha fatto questa candela anche qui negativa, anche qui siamo in attesa di vedere che cosa succede, probabilmente non si tocca niente. Poi il US dollaro che ieri ha fatto, scusate l'istante, che sta per arrivare, US dollaro ieri ha fatto, vedete, è andato a fare un nuovo, quasi a fare un nuovo minimo, non ha superato il minimo dove c'ho qui la linea in verde. Per il momento anche qui il trend rimane ancora, per il momento ancora short. Poi il gold che io ho aperto ieri una posizione a 1929, vedete che ieri era andato a prendermi questi massimi, poi io non l'ho chiuso perché pensavo che continuava, invece mi ha fregato, vedete che ha fatto questa, qui abbiamo questo triplo minimo, per il momento sta continuando la sua discesa, vedete che il gold per il momento rimane a, non sappiamo se questo minimo fatto il 13 di agosto tenga o se verrà superato. Poi dopo il gold andiamo a vedere il Dow Jones,
Eccolo qua, Down Jones che ieri anche lui è andato a fare, ecco, dopo il discorso di Powell, nuovi ma un massimo, non ha ancora superato il massimo di ottobre, vedete che, di febbraio, scusate, e vedete che potrebbe andare a prendere adesso i 29.161, probabilmente il trend rimane comunque long. Poi dopo il petrolio che continua anche qui. Ieri ha fatto la candela negativa, per il momento anche qui c'è tanta incertezza, non tocco niente, aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi andiamo a vedere il DAX che ieri ha fatto anche qui la candela negativa, vedete che per il momento attenzione su il DAX, ci potrebbe essere adesso una chiusura di ciclo, non facciamo niente, aspettiamo. Poi il Copper che ieri, scusate l'interruzione, ha fatto un'altra candela positiva, vedete che continua anche qui a salire, potrebbe andare a riprendere i massimi, per il momento aspettiamo, non facciamo niente. La soia di cui sono dentro long continua la sua marcia verso il rialzo, siamo a 942, ieri ha fatto quasi 950, per il momento anche qui aspettiamo, ho già messo lo stop a pari, splittato, poi il gas. Vedete che il gas anche qua ieri ha fatto un nuovo massimo, vedete che continua la sua salita, vedete adesso potrebbe fare una correzione, però il trend rimane comunque long. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti una buona notte e un buon fine settimana a voi e alle vostre famiglie. Ciao a tutti.